un cielo azzurro e un sole promettente, la CR Messina affronta con grinta e dedizione un intenso mattino di allenamento fisico. Ciao a tutti, siamo qui pronti per fare un altro allenamento duro e intenso, per regalare grandi soddisfazioni a tutti. Forza Messina! I giocatori si radunano sulla zona della tenuta di Tondo Garga con energia palpabile, pronti ad affrontare una serie di sfide che metteranno alla prova la loro resistenza, forza e agilità. Basta, quindi vi allineate, nella stanchezza vi allenerete anch'io, quando c'è da fare campo nella stanchezza usate il cervello, perché quando sono stanco di latte uso la testa. Oggi siamo pronti per questi altri 10 km, come dei leoni, ci vediamo dopo. L'atmosfera è carica di motivazione e gli allenatori guidano le sessioni con precisione e passione. Tutto a posto e forza Messina! I giocatori si lanciano in corse, affrontano circuiti di allenamento ad alta intensità e resistenza muscolare. Ogni ripetizione è eseguita con determinazione, poiché i calciatori mirano a superare i propri limiti e a migliorarsi costantemente. La competitività sana alimenta la determinazione del gruppo, creando un ambiente di sostegno reciproco. Ogni giocatore incoraggia gli altri a dare il massimo, contribuendo alla costruzione di una squadra sempre più coesa. L'intenso allenamento fisico rappresenta uno degli elementi chiave nel percorso di preparazione della squadra. Gli sforzi profusi in questa sessione daranno i loro frutti nei futuri scontri in campo, dove la resistenza e la forma fisica faranno la differenza. Al termine dell'allenamento, il sudore e la fatica sono testimoni del duro lavoro svolto. I volti affaticati, ma soddisfatti, riflettono l'impegno e la dedizione di ogni giocatore nell'affrontare questa sfida. Siamo all'ora di toglierci grandi soddisfazioni. Uno lavoro fa da sé. Siamo stati anche oggi 12.000 l'abbiamo completati, forza Messina, vi aspettiamo tutti al campo numerosamente. Grande! Con l'intenso mattino di allenamento fisico alle spalle,
La CR Messina è più forte e pronta a raggiungere nuove vette di successo nella competizione calcistica. Finito l'allenamento, ci si reca al ristorante dell'hotel per un pranzo nutriente ma leggero. Dopo pranzo, si torna in camera per un breve riposo. Si può fare una breve siesta o semplicemente sdraiarsi e rilassarsi per qualche momento. Durante il riposo in camera, è consigliabile continuare a idratarsi bevendo molta acqua o bevande sportive per aiutare il corpo a recuperare e reidratarsi dopo l'allenamento intenso.